Visto che queste raccolte vi piacciono molto e vi danno anche più di qualche spunto per discutere nei commenti, oggi facciamo le cose in grande, ma in piccolo, perché oggi parliamo dei migliori 10 giochi, secondo me, o quantomeno 10 giochi molto belli al di sotto delle 5 ore. Titoli imperdibili, titoli che secondo me dovreste davvero giocare anche in virtù di un tempo di completamento non certo proibitivo. 10 giochi che credo vi piaceranno anche tanto, molti potreste averli giocati, molti credo di no. Dunque, questa volta partiamo da To The Moon. Allora, To The Moon è uno di quei pochi giochi che in vita mia mi hanno fatto piangere. Un titolo così profondo, così toccante, così commovente, da poter scalfire anche il cuore del più rigido dei giocatori. Allora, visivamente potrebbe non dirvi assolutamente niente, anzi, mamma mia! Non fate questo enorme errore che io stesso stavo compiendo ai tempi, perché dietro a quella veste grafica un po' retrò si nasconde un'esperienza tra le più belle in termini di scrittura ed evoluzione. Fatevi un favore, recuperatevelo perché mi ringrazierete, sono veramente convinto che lo farete. Poi, altra proposta, questa volta in coppia, per ovvi motivi, Inside e Limbo, durata media 4 ore ciascuno. Allora, Inside e Limbo rappresentano due esperienze davvero straordinarie, sia sotto il profilo puramente di direzione artistica, sono bellissimi da vedere, ricercatissimi nello stile, Limbo è più vecchio, Inside è più recente, ma comunque la mano è quella, sia sotto il profilo della progressione della narrazione, sì criptica, ma estremamente suggestiva in ogni momento dell'avventura. Tra l'altro, due prodotti anche abbastanza stimolanti sotto il profilo ludico. Soprattutto Inside, che è più recente, dunque ha beneficiato anche della maturazione del gruppo che lo ha sviluppato, ma comunque due giochi veramente, veramente belli, brevissimi, datevi una chance, vi piaceranno un botto, specialmente Inside, perché è quello appunto un po' più recentino e quindi un po' più evoluto sotto tutti i punti di vista, però belli, belli davvero. Altro titolo da circa 4 ore è Simulacra, volete scoprire ciò che si nasconde dietro al mito di Marcellino, che tante volte è stato. Ecco, andatevi a recuperare la serie che ho fatto su Simulacra o giocatevelo direttamente. Allora, è un titolo particolarissimo nell'impostazione, cioè voi andrete a smanettare su un cellulare virtuale smarrito e dovrete ricomporre un mistero smanettando su questo cellulare virtuale che viene proposto a schermo. Quindi funziona tutto come se fosse un cellulare, con le varie app, i messaggi, eccetera, e voi dovrete, muovendovi solamente all'interno di questo ecosistema del cellulare, vivere l'esperienza. È un titolo. È fighissimo, ragazzi. Cioè, vi proporrà qualcosa che non avete mai sperimentato. Vi proporrà qualcosa di unico. E poi ha dato vita a tanti cloni nel corso del tempo. Tanti giochi sono ispirati a quanto fatto da Simulacra, tant'è che ne hanno fatti 4 di Simulacra. Si è un po' perso lo spessore e l'effetto wow del primo andando avanti, però meritevoli anche quelli, ma insomma il primo Simulacra è fantastico. Vivrete delle emozioni che credo nessun gioco vi abbia mai suscitato. Date retta. Poi sempre intorno alle 4 ore abbiamo Little Nightmares, in attesa del terzo capitolo e volendo potete recuperare il secondo, c'è il primo Little Nightmares, un titolo davvero, davvero unico, particolare, un approccio al tema dell'horror un po' più infantile nell'estetica, ma non nei contenuti, che vi proporrà dei momenti estremamente ansiogeni, seppur nascosti dietro a questa veste grafica un po' pupazzosa in alcuni momenti, no? Però, ragazzi, ci sono delle scelte di design davvero intelligenti, delle dinamiche, delle fasi davvero intense che credo potranno divertire più di qualcuno. Sempre se amate appunto questo tipo di impostazione e questa lettura dell'horror un po' più, diciamo per certi versi, leggera rispetto agli horror, quelli sui jumpscare, eccetera, però. Ecco, Little Nightmares è un prodotto dando una piccola chicca per chiunque volesse approcciarsi a questa categoria in maniera un po' inusuale. Poi, circa 3 ore ve le porterà via Portal, il primo Portal. Gioco vecchio, sì, gioco vecchio. Grande classico però. Grande classico del game design, grande classico dell'innovazione. All'epoca fu una rivelazione proprio per queste sue dinamiche
questi enigmi ambientali gestiti attraverso questi portali furono una rivelazione per l'approccio alle situazioni che offrivano e per le possibilità apparentemente infinite di risoluzione dei vari momenti un po' più impegnativi. È un titolo molto affascinante che vi andrà via senza che neanche ve ne accorgiate. Ve lo straconsiglio anche perché, qualora dovesse piacervi, potete poi recuperare il Portal 2 che vi ho proposto nel video precedente. Poi, sempre 3 ore, pure qui, Brothers. Allora, avete qualcuno con cui amate giocare fianco a fianco? Brothers è da giocare, ragazzi. La storia di due fratelli che si trovano a dover compiere un viaggio e sarà vostra premura accompagnarli in questo viaggio, gestendo i loro movimenti insieme. Brothers ha come caratteristica, tra l'altro dagli stessi sviluppatori di Take-Two, sempre amanti di esperienze condivise, stessi sviluppatori di A Way Out, sempre amanti di esperienze condivise, Brothers è un po' il capostipite di questo modo di intendere i videogiochi e di conseguenza vi permetterà di vivere l'esperienza di questi due fratelli cooperando con un'altra persona che dovrà usare il vostro stesso pad. Dovrete condividere il pad in Brothers, che è una dinamica bellissima, vale davvero la pena di provare quelle sensazioni. Magari un po' di impiccio all'inizio, un po' sarete un po' goffi, ma andando avanti ne gioverete tantissimo e vi divertirete da pazzi. Poi Her Story, sempre 3 ore anche qui, un titolo di investigazione attraverso delle registrazioni. Quindi anche qui parliamo di un approccio alle indagini un po' dissimile da quello che siete soliti vedere e provare, in cui dovrete analizzare una serie di registrazioni per capire la verità. La verità dietro a che cosa? Lo scoprirete giocando, ma vi posso assicurare che dover guardare le registrazioni, prendere appunti, cercare di comprendere, intuire, è qualcosa che vi divertirà tanto. Trovate una serie sul canale, peraltro, prima che lo traducessero in italiano, cosa che mi ha portato a maledire il destino per giorni, perché noi l'abbiamo fatto tutto in inglese con io che traducevo, ma è stata un'esperienza bellissima. Un gioco particolarissimo, super stimolante da un punto di vista mentale e lo straconsiglio, ragazzi. Veramente è stato. Poi, tra l'altro, tutte le registrazioni con un'attrice reale, quindi c'è anche un certo livello di realismo che viene fuori in maniera profonda. Un gioco da provare, veramente da provare. Poi, 2 ore questo, parliamo di Abzu o Abzu, non ho mai capito quale sia la pronuncia corretta. Comunque, un gioco ambientato nelle profondità del mare. Una vera e propria esperienza sottomarina che vi stupirà soprattutto dal punto di vista artistico, ma non solo, proverete una infinità di emozioni in un susseguirsi di momenti indimenticabili che vi lasceranno spesso e volentieri con gli occhi sgranati e la bocca aperta. È un gioco davvero super suggestivo, che magari viene un po' meno sotto il profilo dell'intensità ludica, non è che dovrete fare tutte queste, cioè dovrete impegnarvi chissà quanto per arrivare alla fine, però appunto non vuole impegnarvi, vuole raccontare qualcosa e lo fa in maniera clamorosamente affascinante, così come The Stanley Parable, 2 ore pure questo. Ma The Stanley Parable è uno di quei giochi che vogliono in qualche modo rompere la quarta parete, se vogliamo, no? E lo fa attraverso tutta una serie di situazioni davvero folli, in cui voi sarete spesso e volentieri spettatori inconsapevoli di ciò che accade e chiamati a gestire in prima persona dei momenti che potreste non essere pronti a gestire. È un titolo che punta molto sull'ironia, ma non solo, e che nasconde dietro a tante battute, momenti senza senso, una profondità concettuale davvero sorprendente. È un titolo difficilissimo da raccontare, perché è unico. The Stanley Parable è un gioco senza alcun tipo di paragone possibile. Fa delle cose che nessun altro fa o ha mai provato a fare, non così bene, non così profondamente, non così in maniera così affascinante, per cui ve lo straconsiglio, è una di quelle cose che vanno provate per essere veramente apprezzate. E credo che ci siano poche persone in grado di non apprezzare un gioco così, proprio perché offre qualcosa di breve ma intensissimo lungo tutto il suo corso. E chiudiamo con un titolo a cui sono legatissimo perché trovo che sia uno dei giochi più belli che abbiano realizzato in questi anni e tra i più importanti che siano stati sviluppati nell'ultimo ventennio. Parliamo di Gone Home, gioco di 2 ore circa. Scarse anche, se andate abbastanza spediti. Si basa tutto sul comprendere la storia di una persona e questo ricomporre ciò che è accaduto a una persona
vi renderà, secondo me, persone migliori. È un titolo molto profondo. Io ricordo che quando ho finito con Home avevo i brividi e adesso parlandone mi riviene un brivido lungo la schiena perché è di una profondità, di un'intensità, di una dolcezza come prodotto. Punta tutto sulla sensibilità e riesce a trattare un tema ancora oggi purtroppo abbastanza difficile, socialmente parlando, purtroppo, in maniera super raffinata, super dolce, super delicata, super efficace. È un titolo bellissimo, ragazzi, secondo me. Credo che dovrebbero esserci più giochi così, sinceramente. Molti di più. Ragazzi, io a questo punto vi saluto. Questi sono i miei magnifici 10, anche oggi, sotto le 5 ore. Curioso di sapere i vostri magnifici 10 sotto le 10 ore. Ora sicuramente mi sarò scordato qualcosa. Sicuramente una volta pubblicato sto video, leggendo i commenti dirò, porca miseria, devo metterci pure questo. Però diciamo che questi... Ho preso pure 2-3 giorni per fare questa lista perché avevo paura di scordarmi qualcosa. Credo di averla composta nella maniera più varia. Cerco di proporvi qualcosa di generi diversi, qualcosa di più noto, qualcosa di meno noto, qualcosa di molto di nicchia. Spero di aver, insomma, raccolto 10 titoli che siano in grado di suscitarvi almeno un po' di curiosità e spero che fra questi ce ne sia almeno uno che non avete giocato, in modo che possiate magari recuperarlo nel vostro tempo libero. Ragazzi, fatemi sapere e... Ora, se volete, proviamo anche sotto la singola ora, ma sarà difficilissimo. Non garantisco niente in caso, devo vedere se è fattibile, però eventualmente posso provare a comporla una raccolta sotto i 60 minuti. Vediamo che si riesce a fare. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima.